Volevo andare dal mio Edmondo, si sta divertendo? Sì, tantissimo. Lei tantissimo. Secondo me non parte più, ormai resta qua con noi. Grazie per le belle parole, io come sai Stefano giro il mondo, no, grazie per le belle parole, fanno piacere. Io non hanno avuto, lo dico al professor Andretta, effetto le diete su di me, perché quest'anno festeggio 22 anni senza addominali, nonostante io abbia fatto tante diete in giro per il mondo, ne ho fatte una cinquantina, ho fatto una tutte bella le diete, tutte le diete. Ma guarda, ne ricordo una con simpatia, la dieta del mirtillo, potevo mangiare carboidrati, vitamine, proteine, grassi, magri, evitavo solo una cosa, il mirtillo, poi ho sospeso, andavo per esclusione, e le major hollywoodiane mi hanno detto: Massimo, lì in America, sai, sì, perché non apri una paninoteca dedicata ai personaggi dei film hollywoodiani? Le major hollywoodiane mi hanno chiamato, dedica dei panini ai supereroi, così ho inventato dei panini che tengono conto delle loro caratteristiche, con gli sceneggiatori, ci siamo messi lì con ogni panino, ogni supereroe ha un panino dedicato. Perché non lo so, ma ne faccio un esempio, Superman. Guarda, Superman, Robbiola, Stracchino, Olivetta Giasche, Speck. Ah. L'uomo ragno? L'uomo ragno, formaggino, olive greche, prosciutto cotto, ricotta di bufala, gorgonzola e Speck. Guarda, poi c'è l'ultimo, il mio preferito, quello l'ha dedicato a Batman, solo Speck. Ma come solo Speck? Solo Speck sta dappertutto, è la costante lo Speck. Ma guarda, è una scelta intonata alle caratteristiche organolettiche, alle nuove tendenze di mercato, ma che tengono conto anche delle nuove regole etiche. Lo Speck era in offerta. Era in offerta perché alla fine... Signori miei, comandano sempre i soldi, nel cibo, nella vita, comandano i soldi. Facciamo uno shakerato della disperata erotica band, dai.